Allora, buonasera a tutti. Siamo particolarmente contenti questa sera di ospitare Davide Berruti per la presentazione del suo libro, perché sicuramente è un libro impegnativo e ci riporta, come mi ha ricordato il nostro amico Riccardo, a un certo tipo di target e di riflessione che ha caratterizzato le presentazioni in libreria. Il libro si chiama La chiamavano guerra, appunti di viaggio sulla pace e sull'arte di costruirla. È un libro della Infinite Edizioni del nostro amico Luca Leone ed è un libro che sicuramente fa riflettere, riteniamo io lo ritengo particolarmente importante. Mi ha riportato a pensare e a riflettere su quello che è stato non solo il movimento pacifista, ma sul concetto di pace e come il concetto di pace in questi ultimi anni si è affrontato. Non è una riflessione filosofica sul concetto di pace, ma è una testimonianza di chi in realtà lavora sul concetto di pace. C'è una bellissima prefazione di Pietro Veronese che richiama a ripensare su come il movimento pacifista ha vissuto in questi ultimi anni l'approccio alla pace e soprattutto l'approccio alla guerra, guerre buone, guerre cattive, guerre democratiche, guerre giuste, guerre ingiuste. Ci sarebbe molto da dire, io non voglio togliere spazio a Davide, che tra l'altro è di ritorno dal Kosovo e da un anno e mezzo trascorso in Africa. Quindi passo la parola a lui e così iniziamo questa chiacchierata. Grazie a voi di essere qui stasera, grazie alla libreria Pagina 18 per avermi ospitato. E dicevamo, abbiamo iniziato dicendo perché dovrebbe essere un libro da leggere, insomma, tu l'hai definito importante, ti ringrazio. Innanzitutto vorrei spiegare il mio approccio alla pace, perché di libri sulla pace ce ne sono effettivamente tantissimi, quindi perché voi dovreste leggerlo, facciamo un passo indietro, perché io l'ho scritto, nel senso perché a un certo punto con tanti libri scritti sulla pace e sulla guerra, mi ci sono messo anche io, ne facciamo un altro, perché con questo libro io racconto circa 15 anni di attività di diverso tipo, in effetti, non ho fatto mai sempre la stessa cosa. No, diceva Carla, adesso sono tornato da un anno di Africa dove sto facendo aiuto umanitario. Sono stato in Kosovo l'altro ieri, insomma, 3 giorni, dove invece stiamo svolgendo insieme alla provincia di Gorizia un progetto di promozione del dialogo tra serbi e albanesi. Ho fatto il pacifista nel senso comune del termine, quindi di promozione della pace in Italia, di educazione alla pace. Mi sono occupato di conflitti nel senso invece anche di conflitti sociali, interpersonali, quindi nel senso di proprio gestione, trasformazione non violenta dei conflitti. È vero, mi sono spostato tra diversi campi, ma ho sempre prediletto la dimensione del fare e anche questo libro è una riflessione che segue 15 anni di attività. Allora mi dico, che libri ci sono in giro sulla pace? Ci sono senz'altro, lo dico anche in premessa, molti trattati di persone che ne sanno anche 10 volte più di me di politica internazionale, di relazioni internazionali, di filosofia, di storia, di sociologia, eccetera. C'è i pacifisti che vanno in giro per il mondo e attraversano i conflitti, forse non si sono mai invece messi a riflettere sulla loro esperienza. Quindi è come se ci fosse un mondo un po' dicotomico tra chi la pace la fa
e io ne parlo in questo libro, li chiamo i veri eroi, sono quelli che sono poi le persone normali, non personaggi di riferimento. Io parto da Gandhi nel libro, tanto per capirci. Quindi su quelli si è scritto tanto, io non ho detto nulla su Gandhi, assolutamente, perché pure ci sono fior fior di libri e di enciclopedie. Il problema è che nessuno ha scritto, né lo hanno fatto gli stessi protagonisti, né qualcuno ha scritto di loro, delle migliaia di persone normali, semplici cittadini e cittadine, casalinghe, operai, impiegati, artigiani, che durante le loro ferie, quando possono, pagando di tasca propria, decidono di prendere, partire e andare in zone di conflitto per sperimentare diverse modalità di fare la pace. Allora, il mio libro innanzitutto ha questa ambizione, non so se ci sono riuscito, ma è partito con questa ambizione di rendere conto di modalità diverse di costruzione della pace, che non sono solo quelle ufficiali, quindi la diplomazia ufficiale, la politica estera fatta dai governi, ma di azioni anche di un certo livello. Quindi ho raccontato sia del semplice gesto di pace, che ha un valore simbolico, ma un valore sociale, politico, ma limitato per il tipo di ampiezza che ha, quindi una missione di solidarietà, una missione di protezione dei diritti umani, che quindi coinvolge un numero limitato di persone, ma anche di azioni. Ho cercato di un po' di riflettere sulla possibilità che la società civile ha invece di accompagnare azioni dalla forte valenza politica. Probabilmente tutti quanti, l'opinione pubblica conosce, si ferma, ecco, arriva alla comunità di Sant'Egidio, perché è quella che è un po' più visibile, quindi la firma di accordi di pace in Mozambico, ecco, quello è un esempio che io faccio anche in Algeria. Poi in Mozambico è stato il risultato veramente successful, in Algeria è stato più difficile. Però l'opinione pubblica so che conosce questo tipo di esperienze e perché anche io ne parlo nelle lezioni ai miei studenti come esempi di che cosa può fare la società civile per supportare politiche di pace. Però voglio dire che con questo libro, che non c'è solo quello, non ci limitiamo a questo, c'è un mondo molto più grande della sola comunità, oppure come opposizione alla guerra in questo momento è molto visibile, emergency per esempio. Io faccio invece un discorso sul umanitario, facendo esempi di tanti altri. Allora, quello volevo un po' rendere giustizia del fatto che c'è un tra virgolette, consentitemi la provocazione, un esercito di pacifisti che le cose le fa, però nessuno ne parla. Un po' perché i pacifisti stessi difficilmente mettono nero su bianco. Quindi anche la capacità del mondo pacifista di analizzare e valutare il proprio operato è abbastanza critica. Per non parlare poi di scriverlo, nel senso di sistematizzarlo, di rifletterci, di riportarlo poi anche sulla carta e di divulgarlo. Ma non solo, è anche vero che il mondo pacifista è eterogeneo, e questo da un lato è una ricchezza, dall'altro ha attraversato di molte divisioni. Quindi, il dibattito è aperto, il dibattito è assolutamente vivo, acceso, però bisogna in qualche maniera, appunto, sentivo bisogno di fare un po' il punto della situazione. Ci sono anche molti documenti, la letteratura in tal senso è ampia, per cui se io devo organizzare le mie lezioni all'università, nei master nei quali insegno, non ho difficoltà a trovare materiale didattico, soprattutto straniero, ma anche italiano, devo dire. Con questo libro invece ho voluto raccontare le mie esperienze mirando a un lettore, una lettrice, che non sono i miei studenti, ma le mie studentesse. Quindi cercando di parlare con un linguaggio semplice, di non annoiare innanzitutto, perché e di raccontare come in realtà non c'è bisogno per costruire la pace di essere il diplomatico di turno o
l'impallinato di turno, come quando ci chiamavano, come quando eravamo obiettori di coscienza, ma c'è, ripeto, una miriade di persone della società civile assolutamente che svolgono una vita normale, e la provocazione mia che lancio nella premessa è che sono questi poi i veri eroi, perché proprio nell'essere normale, nel condurre una vita normale, nell'avere i problemi della quotidianità, cioè tutti i nostri giorni, una famiglia, i figli, il lavoro, gli orari di lavoro, i trasporti, tutto, e poi invece scegliere di passare le vacanze, per esempio, al fianco di un contadino palestinese che deve raccogliere le olive e viene impedito dall'esercito israeliano, ma grazie alla presenza della protezione degli internazionali riesce a fare l'attività o comunque ad avere salva la vita, oppure quello che durante le vacanze prende e va a fare il monitoraggio elettorale, e così via, faccio tutta una serie di esempi, fino ad arrivare invece a quelli che poi hanno fatto la scelta che ho fatto io, cioè di far diventare l'azione di pace come invece una professione, e quindi poi alla fine si fa l'esperienza, si specializza, si sceglie un settore operativo e su quello si fanno varie esperienze e si conducono le proprie battaglie.